Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E oggi volevo recensire una tenda un po' particolare della Pomoli. Questa tenda, a differenza di molte altre, è al 70% in cotone e il 30% in poliestere. Quindi potrete capire che non è una tenda, diciamo, da escursionismo ultra light, anzi è una tenda abbastanza pesa. La particolarità di questa tenda, come avrete visto anche in un'altra tenda della Pomoli, che sarà predisposta per una stufa a legna da inserire proprio all'interno della tenda. Intanto vediamo subito cosa c'è all'interno della sacca. Cosa danno in dotazione? Ovviamente ci tengo a precisare che io non vengo pagato per parlare bene o male di questi prodotti, cioè io non vengo pagato affatto, lo faccio solo perché a me mi piace testare nuovi materiali, nuove tende e tutto ciò che ne riguarda l'outdoor. Quindi se c'è da dire qualcosa di positivo lo dico, se c'è da dire qualcosa di negativo lo dico lo stesso. Allora, vediamo subito cosa c'è all'interno. Ecco, questo è il pannellino, diciamo, da attaccare lateralmente alla tenda, c'è una finestrella apposita, e qui all'interno andrà passato il tubo della stufa. Ora io con me non l'ho portata perché con questo bosco secco che c'è qua e il caldo che c'è non mi sembrava il caso. Comunque, il tutto è fermato da una fibbia, da un laccio di compressione, diciamo. Bene, questo è interessante. Vediamo cosa c'è. Vediamo un po'. Allora, qua ci dovrebbe essere l'unico palo che sosterrà tutta la tenda. Dovrebbe essere un palo. Vedete, questa è la prima volta che la uso, questo mettiamolo via, non lasciamo sporco nel bosco e vediamo un po'. Ok, all'interno i tubi sono collegati tramite un elastico, quindi come le normali tende tipo quelle della Ferrina, per intenderci, e il palo, come vedete, è un palo di più di 2 metri. A vederlo così è più di 2 metri. Bene, mettiamolo qua da una parte e continuiamo a vedere cosa c'è. Qua dentro ci dovrebbe essere, sì, picchetti, quanti uno ne vuole. Ci sono sia i picchetti per la camera interna, perché questa qui è a doppio telo, diciamo, un telo esterno e una camera interna. Questi sono per il telo esterno, per fissarla, che queste tende qua possono essere usate anche, diciamo, in scenari alquanto avversi, su neve, ghiaccio, non in alta quota, non sui crinali, secondo me, perché sono abbastanza alte, quindi il vento potrebbe dar fastidio, secondo me. Si può andare anche facilmente anche a meno 20 sotto zero, tranquillamente, tanto dentro è riscaldata dalla stufa. Comunque, torniamo a noi. Ci sono 6 picchetti, diciamo, di quelli rinforzati, anche perché sono belli grossi. E tre, sei, 9, 12 e 15 picchetti classici, di quelli da tenda classica, via.
quattro tiranti che fanno sempre comodo, il cappuccio superiore, questo è il cappuccio da mettere in cima alla tenda, dopo ve lo farò vedere meglio, questa è la mezza camera interna con la zanzariera e questo, se vogliamo, è il pavimento da mettere sotto al telo principale. Detto questo, io inizierei subito a fare un montaggio e farvi vedere anche com'è il montaggio di questa tenda. Intanto stendiamo il pavimento, che secondo me è facoltativo, io lo installo solo per vedere com'è e farvi vedere com'è, ma secondo me non ce n'è neanche bisogno, anche perché se montate questo la stufa non la potreste montare perché prenderebbe fuoco. Vi ho fatto vedere com'era il telo, ma adesso io l'ho smontato perché per quanto mi riguarda non serve, ecco, non è una cosa utile, è soltanto un peso in più. Invece veniamo a noi e montiamo la vera tenda. Per avere un montaggio più semplice e rapido, prima cosa da fare è aprire la tenda ad ombrello sul terreno e poi a tutte le estremità piantare i picchetti, quelli più grossi. E intanto vi posso far vedere che ha le falde a terra per la neve e per il vento, quindi sarà molto molto più stabile. Iniziamo a mettere i pacchetti su queste cinghie, diciamo, che hanno anche gli appositi fibbie per tensionarli. Se non riuscite a mandarli in profondità, o vi aiutate con il piede così, oppure anche con un piccolo ciocco di legno. Cosa importante è mettere il picchetto mai verso l'interno, cioè questa parte qui non deve puntare là ma deve puntare verso l'esterno. Perché questo? Perché se viene vento, una folata di vento, e la tenda flette, vi sbarba il picchetto. Quindi mettetelo sempre verso l'esterno. Beh, una volta fatto questo, tensionate le cinghie, tutte e sei, sono sei picchetti, vedete la forma della tenda? E poi dopo potrete inserire il palo nel mezzo. Prendiamo il nostro palo di sostegno a due porte di entrata, una qua e una là, sono frontali, quindi potrete aprire o quello o quell'altra, è indifferente. Come vedete, cerniere col velcro. Quindi apriamo la nostra tenda e mettiamo il palo. Prendiamo il nostro palo . Questo è la punta rinforzata della tenda, quindi il paletto andrà messo lì in questo modo, vedete? Adesso tiriamo su il tutto. Vedete? Con un semplice palo nel mezzo. Se risultasse un po' lenta, diciamo, nelle zone dei picchetti, tirate le cinghie o spostate i picchetti semplicemente per tensionarla ancora di più. Alla fine mettete il cappuccio là sopra. Questo può essere anche opzionale, perché se volete un po' più d'aria ed è estate magari, potreste anche non
non installarlo. Io comunque, per farvi vedere com'è, lo installo. L'installazione è molto semplice perché ci sono questi piccoli gancetti elastici e gli occhielli, quindi basta fare così e si aggancia. Lo fate per tutti i gancetti che ci sono e il gioco è fatto. Vedete, io riesco a farlo anche con una mano sola. Poi dopo vi illustro un po' le caratteristiche di questa tenda, tanto vorrei finire di montarla e poi ve ne parlo. Ed ecco la tenda montata. Allora, parliamo un po' delle sue caratteristiche principali. Qua c'è la finestra per far passare il tubo della stufa da mettere all'interno. Qui lo fermate con il suo apposito gancetto e ci mettete quel quadrato di materiale ignifugo che vi ho fatto vedere prima. Questi sono altri tiranti per rendere la tenda ancora più resistente, diciamo, al vento. Come si usano questi? Con quei tiranti che vi ho fatto vedere prima, li agganciate qua a questo occhiello e mettete in tensione la tenda. I rinforzi per le falde a terra, qua ci sono altri lacci per i picchetti, quindi se c'è neve, vento, usate tutti i ganci e i fermi a terra. In più ci sono anche queste prese d'aria, qua che vedete, a zanzariera, per far uscire l'umidità all'interno. Tante volte durante la notte si può creare condensa, con quelle prese d'aria lì scongiurate anche questa possibilità. Questa è la seconda porta che vi dicevo, un'altra entrata, ne ha due. All'interno io ho montato la mezza tenda, o come si può dire, la mezza zanzariera, che il montaggio è molto semplice. Basta i suoi appositi lacci fermarli ai picchetti principali che vi dicevo prima, quelli maggiorati, su quattro punti. All'interno c'è questo laccio, questa fibbia da agganciare qua, e una volta che l'avete agganciata la tirate per tensionarla e lei è pronta. All'interno anche il gancetto per la luce notturna, se volete una piccola torcia da collegare, e ci si sta comodamente in due, belli larghi anche direi. Anche qui ci sono i gancetti e i fermi per tenere la tenda, per tenere la zanzariera ferma aperta. Due zip per chiuderla, come in tutte le tende, e da questa parte potete mettere la stufa a legna che vi riscalda, avete davanti, e vi riscalda praticamente tutto. Ora, il peso di questa tenda è abbastanza impegnativo perché siamo, da specifica, siamo a circa 7-8 kg, 7,5 kg, va dai 7,3 kg agli 8,4 kg con la tenda interna, con la zanzariera a metà tenda, diciamo. È un peso molto importante, diciamo, però dato che dentro ci si può stare in due o tre persone, vi dividete i componenti e vi tocca, se siete in tre, state un po' stretti, secondo me in tre uno sta molto stretto all'interno. Siamo in due,
state sui 3-4 kg. E considerando che non è una tenda da trekking, ma è una tenda da, tra virgolette, campeggio in alta montagna, anche invernale, a mio parere ci può stare. Vi leggo un po' di caratteristiche principali e vi faccio vedere anche un po' di dettagli in video. Come dicevamo, le gonne da neve sono susselati, ci sono due porte frontali, una davanti all'altra, il tessuto è il 70% cotone e il 30% poliestere, è impermeabile fino a 3000 mm di colonna d'acqua, le dimensioni del pavimento sono circa 6,4 metri quadri, l'altezza è 240 cm, il peso, come vi ho detto, va dai 7,3 kg agli 8,4 kg, dipende se portate con voi la mezza tenda interna, ed è questa, è una 4 stagioni, ma è consigliata soprattutto per l'inverno, perché come vi ho detto ha un peso un po' impegnativo e ha soprattutto la funzionalità di poterci dormire con una stufa accesa dentro, quindi è prevalentemente invernale. Ha 6 punti di ancoraggio più altri 6 punti per un ulteriore fissaggio e stabilità sia per il vento che per la neve e per la pioggia. E sul palo principale c'è anche un gancio per una lanterna. Non è una tenda comune, è una tenda soprattutto invernale o per campeggi in alta quota, per bushcraft. Una tenda alta, 2,40 m nel punto massimo, comoda, spaziosa, larga. Volendo ci possiamo stare anche in tre. Vi ho voluto far vedere questa tenda un po' più, diciamo, inusuale per noi italiani. Spero che vi sia piaciuta. E il modello è il modello della Pomoli, il modello per 2-3 persone che loro chiamano modello Yarn. Sinceramente io la trovo una splendida tenda, veramente ben realizzata. L'unico difetto è il peso, però loro ne vendono una anche ultralight che io ho già recensito, magari andate a vederla. E il bello di questa è che il materiale è veramente eccezionale. Questo cotone vecchio stile, veramente eccezionale. Che dire? Una tenda che durerà per molti, molti anni. Se volete lasciate un pollice in su al video, iscrivetevi al canale e grazie del supporto, ci vediamo presto.